Questo programma è offerto da OnRace.tv, collegatevi, Parole di Oriano, uscito da Sboroni. Anche in OnRace TV, puntata speciale, quella di questa settimana, in quanto continueremo a parlarvi di passione condivisa tra papà e figlio. Come la storia fantastica e unica che vi stiamo per andare a far conoscere, in quanto abbiamo presenti oggi agli studi, all'interno degli studi Sport Italia, due piloti che, oltre a essere papà e figlio, vanno veramente forte. Abbiamo con noi Omar Galbiati, campione italiano GT 2014. Ciao Omar. Ciao, buonasera a tutti, grazie. E Chicco Galbiati, pilota protagonista anche in questo 2016 nella Formula 4. Ciao buonasera Chicco. A tutti. E naturalmente nella puntata di questa settimana vi faremo capire meglio dove sono impegnati i due drivers lombardi e come vivono anche le loro emozioni, visto che non sono solo papà e figlio, ma condividono anche la stessa passione. E poi abbiamo Andrea Cristani. Buonasera a tutti. Andrea, dovete sapere che è responsabile marketing della comunicazione della K32 che gestisce poi l'immagine di Omar e di Chicco. Esatto. Durante il corso della trasmissione capiremo quanto è importante anche il tuo lavoro. Perfetto. Siete pronti ragazzi per andare a scoprire questa nuovissima puntata? Voi siete pronti? Voi in studio? Sempre pronti. Prontissimo. Ecco Omar. È difficile fare il papà in generale, ma come lo fai tu forse ancora di più. È sempre complicato, anche perché quando ti approcci il weekend di gara, se corre solo lui, sono veramente teso. Preferisco correre anch'io, così almeno scarico un po' di adrenalina in pista. Ecco, per te Chicco invece com'è vivere questa esperienza unica insieme a tuo papà durante tutti i weekend che vi vedono insieme protagonisti in due categorie diverse, ma comunque sempre dividete lo stesso paddock e lo stesso tracciato? Beh, sicuramente è molto bello, sicuramente però preferisco correre piuttosto che stare al muretto, perché almeno scarico anch'io un po' di tensione e quindi riesco a divertirmi di più andare in macchina piuttosto che stare in muretto. Ecco, forse riesci a scaricare molto di più quella che è la tensione, perché dovete sapere che sia Omar che Chicco guidano vetture che vanno ad oltre 200 km orari, quindi anzi tu a Monza, Omar, sei arrivato con la tua Lamborghini Huracan GT a quasi 300 km orari. 279,5 per precisione, quindi sicuramente... e non è facile. Ecco Omar, cosa si prova a vedere un figlio che grazie alla tua passione oggi è diventato un pilota a tutti gli effetti? Beh, innanzitutto una grande emozione e una grande soddisfazione, anche perché lui è cresciuto nel paddock fin da piccolo. Non avrei mai immaginato che diventasse un pilota, e un pilota già così con delle grandi qualità, considerando il poco tempo che è stato in macchina, perché voglio ribadirlo, un anno fa ha iniziato a correre. Sta facendo passi da gigante in un campionato veramente complicato come il Formula 4, 41 piloti partenti, rappresentati da tutto il mondo, quindi è un campionato mondiale non italiano. È durissimo con il nuovo format che se sbagli la qualifica ti precludi molto le finali. Sta facendo bene, però step by step secondo me alla fine dell'anno arriverà. Bene, ecco, per voi in questo 2016 ripetete un po' quello che avete già vissuto nel 2015, ossia per te Omar, campionato italiano GT a bordo di questa strepitosa Lamborghini Huracan di cui ne parleremo meglio dopo, e per Chicco, come anticipato da te, Formula 4. Formula 4 che ha aperto la stagione di fatto a Misano, dove anche noi di OnRace TV eravamo presenti. Com'è andato questo weekend, Chicco? Beh, a Misano diciamo che avevamo delle grandi aspettative, perché l'anno scorso abbiamo fatto 3 undicesimi posti, quindi partivamo già molto carichi, però diciamo che il weekend non è andato come volevamo,
però diciamo che ci siamo rifatti ad Adria. Arrivando. Parleremo dopo di Adria, adesso volevo chiudere con Misano, una P15 in gara 1 per te, una sedicesima posizione in gara 2 e poi una ventunesima piazza nella finalissima. Ricordiamo su, come anticipato da Omar, 41 pretendenti al titolo. E si respira veramente un'area internazionale, Chico, in queste kermesse. Molto, molto difficile veramente arrivare alle posizioni di vertice quest'anno, anche perché ci sono molti piloti, tutti agguerriti, che cercano sempre di vincere, quindi è veramente molto difficile. Ecco, come anticipato ad inizio puntata, Andrea Cristani è responsabile comunicazione e marketing della K32, che gestisce poi l'immagine di Omar e Chicco Galbiati. E proprio ad Andrea gli vorrei chiedere esattamente il suo lavoro, qual è all'interno della compagine dei driver lombardi. Allora, il mio lavoro all'interno del team è quello di curare un attimino l'aspetto, diciamo, l'immagine e l'aspetto logistico del nostro team, ecco. Io seguo loro durante i weekend di gara, mi assicuro che siano sempre in forma, che siano ben idratati e che mangino bene, perché ogni tanto ci fanno tribulare che non ci ascoltano. E poi appunto curo l'immagine e diciamo la parte social network del team e dei piloti. Della K32. Della K32. Abbiamo visto che siete supportati specialmente dalla GagApp. Vuoi dirci di che cosa si occupa questa azienda, che ormai è da anni che tra l'altro supporta i piloti lombardi? La Gaga Milano è un nostro main sponsor, è il sponsor principale del nostro team, si occupa appunto di orologi, è un marchio della nostra zona, è un amico di famiglia e appunto ci supporta in queste avventure sportive. Ecco, dovete sapere che io con Andrea mi conosco anche da anni e so benissimo che il suo lavoro non è per niente casuale, bisogna essere molto concentrati per far sì che il ritorno d'immagine per i piloti, cosa molto importante oggi, sia soddisfacente. Esatto, sì, anche perché bisogna sempre far bella figura sia in pista che fuori. E appunto, come hai detto te, è diventato un lavoro, una passione che si è trasformata in un lavoro, perché la mia passione è sempre stata i motori, anch'io ex pilota fino all'anno scorso, e quest'anno grazie ai miei due piloti sono riuscito a fare della mia passione un lavoro. Bene, noi ne parleremo ancora dopo di questo aspetto veramente molto importante del mondo delle corse. Ne parleremo dopo, parleremo subito al rientro della pubblicità di Monza con i 280 km orari di Omar Galbiati. Adesso un attimino di pubblicità e poi torneremo qui in studio, Sport Italia, All Race TV. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta, velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità, ma non solo, anche tanta, tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta, via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale, altamente qualificato. Nini Virta, dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista radio box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Portofino Caffè è il più grande centro della Lombardia per lo spazio di capsule e cialde per le vostre macchine da caffè. Proponiamo in collaborazione con Bottega del Caffè una linea di prodotti sia originali che compatibili di alta qualità per ogni tipo di macchina sul mercato, a prezzi imbattibili. Disponiamo inoltre di caffè in grani e macinato di diversi aromi e gusti. Lo staff del Portofino Caffè ti aspetta anche per una buona colazione. Ci trovate ad Erbusco, in provincia di Brescia, in via Iseo 3, subito all'uscita di Rovato sulla 4. Portofino Caffè, il caffè come non lo hai mai provato. E
da quel di Misano Adriatico, per quanto riguarda la Formula 4, le nostre telecamere di Orrace TV si sono spostate presso il Tempio della Velocità di Monza, dove siamo andati a seguire il campionato italiano GT, uno dei campionati più prestigiosi nazionali, dove corrono vetture veramente da urlo, come la Lamborghini Huracan di Omar Galbiati, che in quel di Monza si è presentata molto bene, con il driver lombardo in forma e la settima posizione. Dopo le crono, Omar ne è stata la riprova, anche perché eri fermo da tanti mesi. Ero fermo dal Mugello dell'anno scorso praticamente, senza aver fatto un chilometro in macchina. Il team mi ha chiamato perché c'era questa opportunità con Simone Sartori, che lo ringrazio perché mi ha dato un'opportunità di ritornare in vettura. Ho cercato con lui di trovare subito feeling della macchina, considerando 0 chilometri. Sono andato benissimo in qualifica, peccato la bandiera rossa che mi ha precluso forse un paio di posizioni in più, però poi è stata una bella gara. Beh, ripiombare in macchina e girare in 1.51 a Monza con la Lambo Huracan, insomma, sono tempi importanti. Sono tempi importanti, però si poteva fare qualcosa di meglio. Ecco, come tutti i piloti vogliono sempre di più, Omar Galbiati, che ormai lo conosciamo bene, è naturalmente uno di questi. E poi gara 1, cos'è successo, Omar? Gara 1 avevo chiesto al mio compagno di stare attaccato subito al gruppo, purtroppo non essendo preparatissimo alle partenze lanciate ha perso un attimino il treno, mi ha dato la macchina un filino indietro, ho cercato di recuperare girando al meglio delle mie possibilità, poi avevamo avuto un po' di problemi con freni e gomme, abbiamo portato a casa un P10 importante, però eravamo molto propositivi per la gara 2. Purtroppo gara 2 è venuta un'acquazzone incredibile e la macchina sotto quell'acqua lì non è stata semplice da guidare. Beh, però c'è da dire che sei scattato dalla quarta fila, sì, grazie alla settima posizione conquistata da te durante il tuo stint di prove di qualifica. E sull'acqua hai navigato, perché c'era proprio da navigare a Monza, talmente era tanta l'acqua, molto bene. Hai lasciato la vettura in quinta posizione. Sì, si poteva fare un filino meglio, però purtroppo non avevo il feeling con l'ABS, che è abbastanza complicato sull'acqua. Ero un filino in difficoltà, poi il team via radio con l'ingegnere mi ha detto cosa dovevo fare e ho trovato il mio ritmo. Dirti la verità, non immaginavo nemmeno io di andare così bene sul bagnato, perché poi comunque era la prima volta. Ma sono veramente soddisfatto, anche perché poi il mio compagno è andato molto bene nella sua sessione di guida e abbiamo finito un P10 molto dignitoso. Quindi punti importanti in ottica campionato. Cosa si prova a guidare una vettura da oltre 550 cavalli sul bagnato? 620. 620? Sono rimasto a quella dell'anno scorso forse. 620 cavalli sul bagnato. E non è facile, anche perché sì, tanti dicono hai il traction control, però in realtà io non mi trovo, perché venendo dalla scuola Porsche, che non avevamo nessun sistema elettronico, con tanto traction, tagliando un po' il motore, non è il mio stile di guida. Non è semplice, anche perché quando dai troppo gas la macchina sicuramente si comporta in maniera anomala, ma però se sei modulare è molto divertente, anche se le emozioni sono alte. Ecco, sfrecciare a 280 km orari sul rettifilo Brianzolo, com'è? Non te ne accorgi neanche o la velocità la senti? La senti, ma però è talmente alta l'adrenalina che vorresti andare ancora più forte. Immagino. Un bilancio del weekend che ha aperto la stagione per te, Omar, qual è? Molto positivo, anche perché considerando i pochi chilometri sia miei che del mio compagno, siamo stati lì con i più forti, perché poi alla fine tanti hanno girato più di noi. Onestamente non abbiamo fatto disastri, siamo andati molto bene e siamo fiduciosi per le prossime due gare, che sono Imola e Misano, per fare il meglio possibile. Chicco, un bilancio del weekend di tuo papà, visto che l'hai vissuto da vicinissimo e con apprensione dal muretto. Secondo me è andato fin troppo bene. Io, non avendolo quasi mai visto sull'acqua, non mi aspettavo che potesse andare così forte e per questo gli faccio i complimenti. Poi sull'asciutto in gara 1 si sapeva che comunque il pasto c'era e lui aveva voglia di andare in macchina, quindi ero tranquillo e sereno che lui poteva fare molto bene.
Ecco, sicuramente Omar, i nostri telespettatori da casa se lo staranno chiedendo e quindi mi faccio un po' portavoce. Sicuramente vorranno capire quali sono un po' gli aspetti tecnici di questa vettura straordinaria che piloti e quanto è difficile da guidare. Ma guarda, innanzitutto paradossalmente è complicata ma è anche semplice. L'unica cosa è che portarla al limite vero è lì il difficile della vettura. Unica pecca di questa vettura che non è comodissima, ha un abitacolo molto stretto e sembra di essere schiacciato peggio di una monoposto che guida Chicco. Ma l'emozione che ti trasforma e ti trasporta questa vettura è unica rispetto alle altre che io ho guidato. Beh, sicuramente anche a livello estetico è veramente un aeroplano, lo possiamo dire. Fa paura. Noi in quel di Monza abbiamo chiesto un bilancio del tuo weekend al patron di casa Antonelli, team per cui corri, Marco Antonelli. Sentiamo cosa ci ha raccontato il team manager bolognese. Positivo è stato il weekend della Super GT Cup, con quattro macchine schierate, tutti gli equipaggi hanno ben figurato, abbiamo avuto ritorni importanti come quello di Omar Galbiati, che era tanto che mancava dalle nostre competizioni, nonostante tutto ha migliorato tantissimo le performance dello scorso anno, così come Massimo Mantovani, si è aggiunta gente nuova, Lorenzo Casai, che ci ha regalato un podio, bravo anche Takashi Kasai. Le macchine sostanzialmente hanno funzionato direi molto bene, quindi usciamo da Monza con molta fiducia per il futuro e contenti. Beh, sono state molto belle le parole di Marco. Infatti lo devo sempre ringraziare perché mi ha dato un'altra ennesima opportunità di tornare in macchina, quindi ringrazio lui, tutto il team, tutto lo staff che ho ritrovato volentieri del GT e niente, speriamo nei prossimi appuntamenti di fare ancora meglio. Ecco Chicco, abbiamo lasciato Monza, le nostre telecamere si sono spostate subito la settimana dopo ad Adria, dove sei stato protagonista per il secondo atto del campionato italiano Formula 4. Le crono e gara 1 non sono partite per te nel migliore dei modi, come mai? Guarda, noi siamo arrivati ad Adria tutto sommato con 0 chilometri, perché è dall'anno scorso che non facevo più test su quella pista e quindi partivo un pochettino in svantaggio rispetto a tutti gli altri che avevano già fatto altre giornate di test. Però nonostante quello, piano piano siamo riusciti a risalire la classifica e anche se comunque le prove libere, le qualifiche, la gara 1 non sono andate nei migliori dei modi, ci siamo potuti rifare successivamente. Ah, in gara 2 veramente hai brillato con la nona posizione assoluta, hai recuperato ben 9 posizioni dalla griglia di partenza. Prima di andare in pubblicità, Andrea, visto che oggi è difficilissimo trovare sponsor e partner che supportino dei piloti, quanto è importante il tuo lavoro di comunicazione? Beh, molto importante, perché ripeto, l'immagine è tutto quello che conta al giorno d'oggi nel motorsport. Ovvio, più porti avanti una macchina, più hai riprese, più riesci a trovare appunto collaboratori di questo tipo. Noi fortunatamente abbiamo appunto il main sponsor che è Gaga Milano, che ci segue da anni, spero ci rinnovi ancora la fiducia per qualche anno, e poi abbiamo qualche altro piccolo sponsor che ci aiuta. Comunque è veramente, è un periodo un po' duro, però diciamo che col lavoro di tutta la squadra, non solo mia, anche grazie ai piloti che fanno un'ottima figura, riusciamo a, diciamo, a portare a casa dei partner. Dei partner, sì. Bene, continuiamo a parlare dopo il secondo break pubblicitario ancora di Adria, ma anche di sponsor. Rimanete con noi. Balzarotti Ascensori, da oltre 50 anni leader in Lombardia. Affidati a noi per l'installazione del tuo impianto o la manutenzione del tuo ascensore di qualsiasi marca e modello. Dormi tranquillo col nostro servizio di pronto intervento 24 ore su 24, preventivi rapidi e personalizzati per ogni esigenza. Contattaci al sito www.balzarottiascensori.it.
Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. E ragazzi, ci siamo per parlare di gara 2 di Adria, Formula 4, con il nostro Chicco Galbiati che ha fatto una rimonta strepitosa. Beh, è stata una gara molto bella, molto emozionante a parer mio, perché tutto sommato fare tutti questi sorpassi in una pista molto difficile come Adria, che assomiglia più a un kartodromo più che a una pista vera come Imola, è stato molto difficile, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Il nostro obiettivo era quello di andare a punti e ce l'abbiamo fatta. Sei partito carichissimo poi per la finalissima, dove te insieme a altri 30 scatenati drivers vi siete giocati il tutto per tutto. Sei partito, come si dice in questi casi, a bomba, eri già nelle posizioni che a ridosso della top 10. E poi cosa è successo, Chicco? Eravamo partiti molto bene, in quindicesima posizione, con tutti i prospetti di far molto bene. Eravamo a un certo punto dodicesimi e sono riuscito al tornantino a sorpassare un altro concorrente, e però quando siamo arrivati alla S per imboccare un curvone, abbiamo tirato tutti e due la staccata. Io alla fine sono riuscito a sorpassarlo, però lui non è riuscito a frenare la macchina, certo, nel miglior modo possibile, quindi ci siamo toccati e purtroppo mi sono dovuto ritirare. Cosa ne pensi di questo contatto, Omar? Ma è stato un contatto un po' azzardato, perché comunque lui aveva già una macchina intera all'interno, però sai, sono ragazzi, ci provano fino all'ultimo. Magari in una gara GT ci avresti pensato a fare un attacco del genere, anche perché la gara dura molto di più. Loro, una gara che si gioca in 25 minuti, certo, si gioca su qualsiasi curva. Certo. Andrea, cosa ne pensi di questo contatto? Come gestisce una persona che ha il tuo ruolo, quindi un responsabile commerciale, anche queste situazioni? Allora, innanzitutto è molto difficile poi andare vicino al pilota nei momenti seguenti al contatto, però si cerca di stargli vicino e di cercare poi di analizzare in seguito e cercare appunto di capire di chi è stato l'errore, e comunque bisogna sempre cercare di tirare sul morale al proprio pilota, ecco. Certo. Ecco, Chicco, comunque dopo un avvio di weekend non molto facile, la seconda parte di appunto weekend l'hai vissuta bene, prima del contatto, con una gara 2 veramente sensazionale. Sì, sì, il feeling era cresciuto piano piano durante tutto il weekend e alla fine ero molto carico, perché sapevo che con la determinazione potevamo arrivare a punti, che era il nostro obiettivo, e alla fine ce l'abbiamo fatta. Ecco, ora che appuntamenti ci sono per Omar e Chicco Galbiati? Beh, abbiamo il 28 e il 29 maggio la gara di Imola. Dove correrete insieme questa volta? Dove corriamo insieme in due paddock diversi, quindi sia per Andrea che per Marta sarà un bel impegno. Ecco, ricordiamo che oltre ad esserci Andrea a seguirvi e a lavorare per voi, c'è anche mamma Marta e moglie Marta, che si fa un bel lavoro anche lei durante, esatto, i weekend, a seguire tutte le vostre pubbliche relazioni e quant'altro. C'è tanta passione, Omar, anche da parte di tua moglie. Beh, lei è l'appassionata in primis, la numero uno, anche perché carica mille sia lui che me. Ed è anche molto ambiziosa anche con i risultati. Finito ci spiega sempre qualcosina dopo nel paddock. La gara dura anche a casa, sì, quindi. Senti, ed è più tesa forse però quando corre il bimbo. Non lo so, dovresti fargli la domanda. Allora, la prossima gara glielo chiederemo. Chicco, si ventila nei paddock che tu probabilmente a fine anno abbandonerai le ruote scoperte per proseguire
le orme di tuo papà nelle vetture GT. È vero o sono voci solo di paddock? No, è vero. Alla fine è il mio sogno andare sulle ruote coperte e guidare questa nuova Huracan che mi piace veramente tanto. Ecco, tu hai 17 anni. Quasi 18. Quasi 18, quindi a 18 anni cosa presumibile esordirai nel campionato italiano GT è un sogno. Sicuramente un sogno che può diventare realtà, anche perché io non avendo ancora la patente, guidare questo tipo di auto è molto, molto bello. Tu, Andrea, a 17 anni cosa guidavi? No, io lavoravo a 17 anni, non avevo questa fortuna, ecco. Per quello che lo sostengo così, perché è un treno che passa una volta nella vita e lo stiamo accompagnando nel percorso. Bene. Durante il corso della trasmissione abbiamo visto più volte la scritta Gaga, come detto, ma non abbiamo ancora spiegato nel dettaglio, o meglio, non abbiamo fatto vedere questi i preziosi orologi che produce l'azienda lombarda. Ce ne vuoi parlare un po' meglio, Omar? Ma guarda, la Gaga Milano è un brand internazionale di orologi molto particolari. Ringrazio la Gaga Milano, Ruben Tomella in primis, che è il nostro main sponsor, perché ci supporta da anni. Noi cerchiamo di... Intanto che ce lo racconti, ce lo fai vedere l'orologio. Cerchiamo di valorizzare il marchio con questi bellissimi orologi, i quali noi siamo testimonial, e in più sono orologi alla portata di tutti, perché non sono orologi particolari, ovvio. Al giorno d'oggi i prezzi, come si dice in gergo, non sono orologi da 100 euro, ma neanche da, certo, da 20.000 euro. Esatto, così. Quindi è un brand molto importante, noi ci contiamo molto perché abbiamo sempre sostenuto il progetto e adesso verranno presentati nuovi modelli ancora più interessanti che hanno presentato loro a Basilea, e quindi speriamo di averli al polso per le prossime gare. Molto bello anche il modello che ha al polso oggi, Chicco. Beh, è molto bello, io l'ho scelto perché a me piacciono molto i teschi e quindi mi piacciono molto questo tipo di orologi. Bene, Andrea, oltre a gestire la parte comunicativa con il logo sulla macchina, fate anche modellini, t-shirt, bracciali, sì, come il modellino che abbiamo oggi qua sul nostro desk di Sport Italia. Allora, diciamo che il modellino è un regalo che facciamo ai nostri fan più intimi. Per il resto, diciamo che abbiamo creato una nostra linea, tra virgolette, facciamo le nostre magliettine, i nostri cappellini che potete vedere indossati da noi. Abbiamo fatto un braccialettino tutto logato. Dai, ci diamo da fare. Vogliamo... Per chi volesse questi gadget marchiati K32, Omar e Chicco Galbiati, come può fare? Beh, innanzitutto venire a trovarci in autodromo, ne abbiamo sempre una grande scorta e li forniamo a tutti. E poi, nel caso, ci contattano su Facebook, alla nostra pagina K32 Racing. Rispondiamo noi direttamente, non abbiamo nessuno, lo facciamo noi il lavoro. Bene, appuntamento per il 29 di maggio. Quindi a Imola, 28 e 29 maggio, dico esatto, bene? Esatto. Ragazzi, accorrete numerosi nei paddock della K32 per seguire da vicino la Formula 4 con Chicco Galbiati e il campionato italiano GT con il nostro Omar Galbiati e la Lamborghini straordinaria che vediamo sui nostri monitor di Sport Italia. Per la puntata di questa settimana è tutto. Io volevo andare a ringraziare tutti i nostri ospiti. Omar Galbiati in primis. Ciao Omar. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Gas per Imola, eh? Sempre. Full gas. Chicco, grazie mille di essere intervenuto, e il nostro Andrea Cristani che ci ha spiegato quanto è importante oggi la comunicazione nel mondo del motorsport. Grazie mille, buonasera a tutti, grazie per averci seguito, a settimana prossima. Questo programma è stato offerto da OnRace.tv, collegatevi, parole di Oriano, uscito da Sboroni.